Sapevi che la sonda New Horizons della NASA ci ha fornito le prime immagini ravvicinate di Plutone mai scattate? Prima di allora nessuno sapeva come fosse questo pianeta. Queste ultime immagini del pianeta sono state emozionanti e scioccanti allo stesso tempo. Infatti, le immagini hanno mostrato un paesaggio che nessuno si aspettava di vedere per la prima volta. Plutone si è rivelato un mondo vivo e attivo, non una roccia morta. Questo pianeta mostra un'attività geologica così evidente che potrebbe addirittura esserci una forma di vita. New Horizons ha fornito immagini di un mondo sorprendentemente complesso e dinamico e di un'inaspettata varietà di paesaggi. La notizia migliore per tutti i fan di Plutone è che dopo queste scoperte rivoluzionarie, il ritorno di Plutone tra i pianeti ufficiali è quasi inarrestabile. Plutone si è rivelato molto diverso da quello che si pensava in precedenza. Le recenti scoperte non solo hanno sorpreso la comunità scientifica, ma hanno anche sollevato nuove domande sull'evoluzione di Plutone e sui suoi possibili processi interni. Particolarmente impressionante è stata la mancanza di crateri da impatto su gran parte della superficie, suggerendo che Plutone è geologicamente molto più attivo di quanto si sia mai sospettato. Nel luglio 2015, dopo quasi un decennio di transito, la sonda New Horizons della NASA ha finalmente raggiunto i confini del Sistema Solare e ci ha fornito le prime immagini ravvicinate di Plutone. La sonda era stata lanciata nel 2006 per scattare le prime immagini dettagliate del pianeta nano Plutone e delle sue lune. Pensa che prima dell'arrivo di New Horizons non avevamo alcuna immagine reale di Plutone. Nemmeno Hubble, il vecchio telescopio spaziale, era stato in grado di fotografare Plutone in modo nitido. Il pianeta era troppo vicino da un lato e troppo piccolo dall'altro, ed è nascosto in una zona così buia del Sistema Solare che era semplicemente impossibile per i migliori telescopi del mondo, come ALMA o lo European Extremely Large Telescope, catturare Plutone in modo corretto. Prima della missione New Horizons, Plutone era visibile agli scienziati solo come un piccolo punto sfocato nel cielo. Dopo la missione del secolo, la nostra immagine di Plutone è cambiata radicalmente. New Horizons è stata progettata appositamente per esplorare Plutone ed è stata equipaggiata con la tecnologia più avanzata per questo compito. Il lungo viaggio verso le regioni transnettuniane è stato ampiamente ripagato. Dotata di una fotocamera ad alta risoluzione chiamata LORRI, oltre che di spettrometri e rilevatori di particelle, la sonda è stata in grado non solo di scattare foto uniche, ma anche di esaminare nel dettaglio la superficie e l'atmosfera di Plutone. Nonostante l'enorme distanza di circa 5 miliardi di chilometri dalla Terra, il sistema di telecamere LORRI è stato in grado di fornire immagini incredibilmente nitide. Ciò che ha reso questa missione così speciale non è stato solo il lungo tempo di viaggio, ma anche l'arco di tempo estremamente breve in cui New Horizons ha superato Plutone. Pochi sanno che la sonda ha sfiorato Plutone a circa 50.000 km orari e ha avuto solo poche ore per raccogliere immagini e dati cruciali. Successivamente la sonda si è spostata su Caronte, la luna di Plutone, e su alcuni oggetti transnettuniani. Un pianeta pieno di sorprese vivaci. Sebbene sia sempre stato chiaro che Plutone fosse un vero e proprio pianeta, per molto tempo non è stato chiaro di cosa fosse realmente fatto questo pianeta. I ricercatori pensavano che Plutone fosse un noioso mondo di roccia. Quello che si pensava fosse un pianeta nano morto si è rivelato un mondo dinamico e ricco di processi geologici attivi. Le immagini inviate da New Horizons alla Terra hanno rivelato una varietà mozzafiato di strutture e caratteristiche della superficie che mostrano un mondo tutt'altro che statico. Una delle immagini più impressionanti mostra gli iceberg di Plutone, enormi montagne di ghiaccio d'acqua alte fino a 3.500 metri che si innalzano nell'atmosfera unica di Plutone. Una famosa immagine di New Horizons mostra una di queste imponenti catene montuose che si estendono sulla superficie come una versione fredda delle montagne rocciose, solo che in questo caso si pensa che le montagne siano fatte di puro ghiaccio d'acqua e non contengano alcuna roccia conosciuta. La mancanza di crateri in queste aree è considerata dagli scienziati una forte indicazione del fatto che le montagne sono emerse solo in tempi relativamente recenti. Si tratta di un'altra indicazione di un'attività geologica in corso. L'idea stessa che Plutone sia stato tettonicamente attivo nel recente passato ribalta completamente le precedenti ipotesi degli scienziati su questo pianeta. Un'altra famosa immagine mostra l'enorme pianura conosciuta come Sputnik Planitia. Quest'area, apparentemente liscia e quasi priva di crateri, si estende per centinaia di chilometri ed è costituita principalmente da azoto congelato. Le immagini mostrano le prominenti strutture poligonali sulla superficie, che sono indice di correnti di convezione nel ghiaccio sottostante.
In particolare, la superficie liscia e in costante rinnovamento di Sputnik Planitia suggerisce ulteriormente che sotto lo strato di ghiaccio della pianura avvengono processi dinamici precedentemente sconosciuti. Questi processi sono molto probabilmente guidati dal calore interno e ciò potrebbe significare che nelle profondità di Plutone si trova un oceano liquido. Un'altra immagine spettacolare mostra i criovulcani su Plutone. Questi vulcani ghiacciati sprigionano materiale ghiacciato come ghiaccio d'acqua, ghiaccio di metano o ghiaccio di azoto, piuttosto che lava. Le immagini mostrano grandi colline e creste che si innalzano sulla superficie, indicando che su Plutone esiste ancora una qualche forma di vulcanismo, anche se in forma ghiacciata. Il criovulcanismo è stato interpretato come un altro segno del fatto che Plutone è più caldo nel suo nucleo di quanto si pensasse in precedenza e che il vulcanismo supporta la teoria di un oceano liquido sotto la superficie dopo l'arrivo delle prime immagini di New Horizons. Plutone è il pianeta con un cuore. Il cuore è composto da due parti distinte. La parte sinistra è la Sputnik Planitia, l'enorme pianura di azoto che abbiamo già visto, mentre la parte destra è una regione collinare, più craterizzata e molto più ruvida. Questa immagine, che mostra Plutone in una forma precedentemente sconosciuta e inaspettatamente vibrante, è diventata una delle immagini più iconiche dell'intera missione di New Horizons e ha riportato Plutone sotto i riflettori del mondo. Inoltre, alcune immagini della sonda mostrano viste dettagliate delle lune di Plutone, in particolare di Caronte, la luna più grande. Le immagini di Caronte hanno anche rivelato qualcosa di incredibile. La luna mostra chiaramente segni di attività geologica. Le immagini di profonde fosse e crepacci sulla superficie indicano che questa luna è anche più complessa di quanto gli scienziati pensassero. Le immagini di New Horizons non solo hanno rivelato la sorprendente geologia di Plutone, ma hanno anche fatto conoscere la bellezza estetica del pianeta a una vasta gamma di ricercatori e appassionati di spazio. Praticamente ogni immagine scattata dalla sonda non ha rivelato nuove sorprese e verità che vanno ben oltre le aspettative della scienza. Una sonda sta esplorando l'oceano di Plutone. Che sorpresa! Anche Plutone ha l'acqua, e forse anche un oceano. Solo 20 anni fa i ricercatori pensavano che l'acqua fosse rara su altri pianeti. Conoscevamo le immagini del rovente pianeta Venere, dove non c'è traccia di acqua. Avevamo esplorato il pianeta Marte, apparentemente secco, e avevamo trovato al massimo un po' di vapore acqueo nelle vicinanze dei giganti gassosi come Giove. Poi, tra tutti i luoghi, è emersa sempre più acqua nelle zone più esterne del Sistema Solare. Dapprima le lune ghiacciate di Giove e Saturno ci hanno mostrato che c'era acqua nel Sistema Solare, e alla fine le scoperte di acqua e ghiaccio hanno continuato a crescere. L'intrigante scoperta della possibilità di un oceano sotterraneo in profondità sotto la superficie ghiacciata di Plutone è un'altra scoperta inaspettata e sorprendente. Plutone, in quanto lontano corpo celeste ai confini del Sistema Solare, è stato a lungo ritenuto ghiacciato e geologicamente morto. Tuttavia, i dati raccolti dalla sonda suggeriscono sempre di più che sotto lo spesso strato di ghiaccio azotato di Plutone potrebbe esistere un oceano di acqua liquida. La teoria dell'oceano su Plutone si basa su diversi indizi. Uno degli indizi più forti è l'assenza di grandi crateri su Plutone, soprattutto nella regione di Sputnik Planitia. Questo suggerisce che la superficie è relativamente giovane e viene costantemente rinnovata dalle correnti di convezione nel ghiaccio. Per questo movimento della superficie sarebbe necessario del calore, che potrebbe provenire da un oceano sottostante. Anche l'esistenza di criovulcani supporta la teoria. Plutone deve essere più caldo al suo interno di quanto si pensasse. Questo calore potrebbe derivare dal decadimento di elementi radioattivi all'interno del pianeta nano. È possibile anche una forte interazione gravitazionale con la luna di Plutone e Caronte. Plutone e la sua luna orbitano l'uno intorno all'altra così strettamente che gli scienziati sospettano che i due siano in realtà un sistema di pianeti doppi. Al momento si ritiene piuttosto improbabile l'esistenza di vita superiore su Plutone, ma potrebbero esistere forme di vita microscopiche o semplici piante come le alghe. Questa possibilità sta attualmente stimolando la NASA e la comunità internazionale di ricercatori planetari a sviluppare nuovi sistemi di sonde per studiare più da vicino l'oceano di ghiaccio di Plutone in futuro. Plutone non è affatto l'unico luogo del Sistema Solare in cui si sospetta la presenza di un oceano sotterraneo. Alcuni degli altri candidati più noti sono le lune dei grandi pianeti. Un esempio particolare è Europa, una delle lune più grandi di Giove. Europa è completamente ricoperta da una crosta di ghiaccio, sotto la quale gli scienziati sospettano un oceano liquido con un alto grado di probabilità. Questo oceano potrebbe essere mantenuto abbastanza caldo dalle forze di marea di Giove, che riscaldano l'interno della Luna per supportare l'acqua liquida.
La missione Europa Clipper della NASA, che mira a saperne di più sull'oceano potenzialmente adatto alla vita di Europa, dovrebbe essere lanciata nel 2020. Anche la luna di Saturno, Encelado, è considerata un candidato promettente per un oceano sotterraneo. Encelado espelle addirittura delle fontane d'acqua nello spazio, rompendo le crepe nella crosta ghiacciata della luna. Queste fontane sono la prova diretta di un oceano sotterraneo di acqua liquida riscaldato da processi geotermici simili. Durante la sua missione, la sonda Cassini ha scattato immagini dettagliate di queste fontane d'acqua e ha persino scoperto indizi di composti organici, il che alimenta l'idea di vita organica sotto la superficie della Luna su Encelado. Plutone tornerà a essere un pianeta? La domanda se Plutone tornerà a essere un pianeta è in realtà fuorviante, perché Plutone non è mai stato altro che un pianeta. La sua retrocessione a pianeta nano nel 2006 si basava su diverse ragioni che sono state criticate dopo i successi di New Horizons. Plutone era il nono pianeta del Sistema Solare fin dagli anni 40 e fu poi spostato dall'Unione Astronomica Internazionale nella categoria degli oggetti transnettuniani e dei pianeti nani a causa delle sue dimensioni e del fatto che non cancellava l'orbita intorno al Sole. Le scoperte effettuate dalla missione New Horizons hanno dimostrato che Plutone è geologicamente attivo, ha un'atmosfera complessa e potrebbe persino ospitare un oceano sotterraneo. Queste caratteristiche sono più tipiche dei pianeti che dei semplici pianeti nani. Per molti scienziati Plutone è quindi molto più di un semplice oggetto transnettuniano. Mostra una diversità che lo distingue come pianeta a tutti gli effetti. Il ritorno di Plutone tra i pianeti veri e ufficiali potrebbe quindi essere imminente. Clicca subito sul pulsante di iscrizione e sulla campanella di notifica per essere sempre informato quando sono disponibili gli ultimi video.